vaccinazioni, il Veneto ha aperto nel pomeriggio le prenotazioni per i cinquantenni a fine maggio, annuncia il governatore Zaia, le prenotazioni per gli over 40, il sito oggi subito in tilt. Nonostante l'RT alto, il Veneto resta giallo, la richiesta della regione per il cambio di fascia aggiungere anche altri parametri. Tre grandi aziende intanto pronte a diventare hub vaccinali, Luxottica, Marzotto e Aermec. Lo storico imprenditore del mobile Giulio Stella, trovato senza vita nel magazzino di casa, non ha retto al pignoramento della casa. Da 10 anni combatteva con problemi economici che avevano portato al fallimento dell'azienda. Ora mi farò il porto d'armi, così il parrucchiere di Breda di Piave, vittima ieri sera di una rapina mentre si trovava in una pizzeria da sporto. Il giovane racconta ai nostri microfoni l'esperienza. Incendio in un'abitazione a Moniego di Noale, anziana intossicata, la donna bloccata nel bagno delle inferriate è stata salvata dai vicini di casa. 2 settimane all'arrivo della carovana rosa in Veneto, prima tappa il 21 maggio, firmato il protocollo d'intesa per la gestione della rete viaria. Essere mamma mi aiuta ad essere infermiera ed essere infermiera mi aiuta ad essere mamma. La storia di Chiara, 37 anni, che lavora nel reparto di chirurgia oncologica dello IOCO. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Vaccinazioni, il Veneto apre le prenotazioni per i cinquantenni ed è subito boom di accessi al portale della regione che va in tilt. In breve sono andati esauriti i posti disponibili al momento. Intanto 3 grandi aziende venete diventano hub vaccinali per la popolazione generale. Da oggi, venerdì 7, dalle ore 16, senza calcarsi, senza fare casini, apriamo ai 50-59 e apriamo, tenetevi duri, fino al 9 giugno, dando disponibilità di 800.000 posti. Scatto in avanti per la campagna vaccinale in Veneto che apre alla coorte dei cinquantenni. L'annuncio del presidente della regione, che forte dei nuovi arrivi di dosi di Pfizer e Moderna, vuole premere sull'acceleratore delle fasce più giovani ed attive della popolazione. Non esclude che anche qui anticiperemo i 40-49. Quindi dico adesso, i 40-49 anni scaldino i motori, perché io punto di farli prima di fine maggio. Il posto c'è per tutti. Abbiate la pazienza, la comprensione di capire che stiamo affrontando un software e un cervellone che si troverà un'onda d'urto di 800.000 persone che nelle prossime ore cercheranno di cliccare per entrare. Se non gira, non chiamate al call center, state un attimo tranquilli, ma stasera torna in pista. Ma c'è il posto per tutti. Quanto alle fasce d'età, in Veneto almeno una dose è stata somministrata al 96,3% degli over 80, al 78,4% degli over 70, al 46,8% degli over 60, invece al 69% quella dei disabili e al 62% quella dei vulnerabili. Nel frattempo 3 aziende venete, Luxottica nel Bellunese, Aermec a Verona e il gruppo Marzotto a Valdagno, si sono messe a disposizione e diventeranno dei nuovi hub vaccinali. Queste aziende si sono messe a disposizione per i target che gli diamo noi, quindi andranno dei cittadini normali a vaccinarsi, se poi hanno anche dei dipendenti di quell'età ci vanno. Quindi stiamo facendo una rete che ci permetterà ancora di correre di più. Il Veneto intanto resta giallo e, annuncia Zaia, c'è un gruppo di lavoro con regioni e ministero per rivedere i parametri dei colori. È quello di avere dei nuovi parametri che abbiano queste caratteristiche secondo noi, introducano un principio di automatismo come lo hanno fatto le aree, sia ancora R con T, ma soprattutto R con T sintomi ed R con T ospedaliero, cioè dare più luce e spazio a quello che è poi l'impatto ospedaliero e sanitario. Intanto si attende la visita del generale Figliuolo per giovedì prossimo. Il generale Figliuolo sarà qui e faremo al padiglione Rama un incontro con gli stakeholders, no? Vuole incontrare i prefetti, le autorità di polizia, eccetera. Poi andremo a seguire a padiglione Acque. Il generale proseguirà poi per Padova, dove visiterà il punto vaccini alla fiera e successivamente l'ospedale militare. Nel pomeriggio si sposterà a Villa Franca di Verona, alla base dell'aeronautica militare dell'aeroporto. Seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna a 42 giorni dalla prima, ma non per chi ha già fatto la prima dose, dà l'appuntamento per il richiamo.
Vaccini Pfizer e Moderna, la nuova indicazione del Comitato Tecnico Scientifico raccomanda un intervallo tra prima e seconda dose che sale a 42 giorni. La Regione Veneto si adegua, anche se le nuove date valgono solo per chi si vaccina da ora in poi. Cioè tutti quelli che erano già programmati con la seconda dose a 21 e a 28 giorni rimangono, perché sarebbe comunque complicato pensare di spostare tutti gli appuntamenti. Le prenotazioni che partono da oggi, quindi quelle nuove, invece avranno le 6 settimane. Intanto nella Marca aprirà lunedì il nuovo centro vaccinale all'ex Maber di Villorba. Lavori a tempo di record per l'area industriale chiusa dal 2012, destinata a diventare il più grande hub del Veneto, grazie anche al quale l'azienda sanitaria punta a raggiungere le 10.000 dosi giornaliere. Intanto i comuni si stanno attrezzando per limitare gli assembramenti nel secondo fine settimana in giallo. Come annunciato, entra in vigore da oggi l'ordinanza anti-assembramento del sindaco di Venezia Brugnaro, sarà valida fino a domenica. Si tratta di una misura necessaria, a maggior ragione con l'incremento importante dell'indice RT in Veneto. Dalle 15 alle 22 la polizia locale potrà vietare e regolamentare l'accesso in alcune aree della città, sia storica sia in terraferma, garantendo il transito agli addetti di negozi e residenti. Nel caso di grande afflusso di persone potranno essere appunto limitate delle aree. L'obiettivo è di arginare in particolar modo le aree della Movida, dove si registrano nel fine settimana le maggiori aggregazioni, soprattutto di giovani. Le stesse misure potranno essere adottate dagli agenti della polizia locale anche dalle 11 alle 15 nel sestiere di Canareggio. Fine Ramadan in mille in preghiera al Parco Fornace a Vicenza. Il sindaco Rucco, Ulse e Prefettura hanno dato il via libera. Parco Fornace a Vicenza, per mezza giornata trasformato in moschea. Le foto dei fedeli musulmani in preghiera è rimbalzata sui social. 500 fedeli per la festa del sacrificio, tra le più importanti del calendario musulmano, inginocchiati nel parco cittadino di cui le comunità hanno chiesto l'utilizzo. Lo spazio effettivamente è comunale e viene concesso alla comunità richiedente per un tempo determinato, insomma di 3 ore. Inevitabili le polemiche, soprattutto vista la situazione dettata dalla pandemia da Covid, per la quale viene vietato ogni tipo di assembramento, calendarizzando spettacoli ed eventi pubblici e privati in là nel tempo, ma che sembra non valere per cerimonie religiose. Una questione di opportunità e sicurezza che si era posto anche il primo cittadino di Vicenza. Io ho posto anche il problema al tavolo, perché effettivamente ho rilevato che in questo momento non potevano esserci, secondo noi, le condizioni di serenità e tranquillità da un punto di vista sanitario. Però il parere favorevole dell'URSS ha di fatto sbloccato la situazione e quindi ci siamo adeguati anche al parere sanitario. Via libera dell'USL con le dovute accortezze, l'elenco dei partecipanti, distanziamenti e mascherine, oltre ai controlli agli ingressi e poi l'autorizzazione della prefettura. D'altronde, se non era Parco Fornaci, l'altro grande spazio pubblico è Campomarzo, più complicato da controllare. Situazione destinata a ripetersi anche giovedì della prossima settimana, quando dalle 7 alle 10 la comunità musulmana si ritroverà per la preghiera di fine Ramadan e questa volta, almeno sulla carta, dovrebbero essere in 1.000. Nel Trevigiano ora profondo cordoglio nel quartier del Piave, nel mondo economico della Marca, per la notizia della morte di Giulio Stella, storico imprenditore del mobile di Farra di Soligo. L'uomo ha posto fine alla sua vita questa mattina nel magazzino di casa. Non avrebbe retto alla notifica di pignoramento della sua casa, che prima era di suo padre e ancora prima di suo nonno, e questa mattina ha deciso di farla finita. E se questo è l'ennesimo gesto estremo di un imprenditore, per il quartier del Piave, ma per tutto il mondo economico della Marca, la notizia colpisce duramente due volte, perché il suo nome è Giulio Stella. 77 anni, vissuti nel mondo del mobile con idee innovative che oggi sono la normalità. Tra i primi a produrre batiscopa per le case, Stella, lavorando gli scarti del legno, è stato il primo a produrre pellets per le stufe. Esempio perfetto di quel nord-est che si è fatto da sé, con la fabbrica a due passi da casa, con parenti e amici che diventano collaboratori e dipendenti, con commesse sempre più corpose che chiedono sempre più nuovi spazi, nuovi macchinari, nuovi operai, che fuori dalla fabbrica erano gli amici del bar, gli alpini della sezione, i figli degli ospiti della locale casa di riposo. Era una persona da sempre molto attiva, molto impegnata anche nell'associazionismo locale,
Ricordo che è stato per tanti anni presidente dell'Istituto Bombozzolla di Soligo, al quale teneva particolarmente, proprio perché come presidente ha fatto moltissime attività e iniziative per tenere alto il nome della struttura. Era impegnato anche all'interno degli Alpini e della Pro Loco stesso, quindi era una persona molto conosciuta, una buona persona. Per me è un grosso amico, un grande amico, io l'avevo sentito con una telefonata anche ieri sera e anche nei giorni scorsi. Poi le situazioni cambiano e l'azienda inizia il lento declino economico. Il fallimento porta alla chiusura dello stabilimento di San Giorgio di Nogaro fino alla storica sede di Via Piave a Soligo che finisce all'asta. Giulio si rifugia nella casa che da generazioni è degli Stella e da San Gallo per 10 lunghi anni vede l'agonia del suo impero. Fino all'altro giorno, quando gli arriva la raccomandata che gli intima di lasciare l'immobile. Il resto è storia di questa mattina, con il corpo ritrovato dalla compagna in questo ricovero attrezzi e ricomposto dal figlio Richard e dal sindaco Perencini. Lascia la comunità tutta in uno stato di shock, perché morti così non ci si aspetta mai, e soprattutto quando sono persone comunque così conosciute che se ne vanno in una maniera come questa fa ancora più male. Ora mi farò il porto d'armi, così il parrucchiere di Breda di Piave, vittima ieri sera di una rapina mentre si trovava in una pizzeria da asporto. Il giovane racconta ai nostri microfoni la drammatica esperienza. Ho visto la faccia impallidire del proprietario della pizzeria, sul momento ho capito che c'era qualcosa che non andava, mi sono girato. Come mi sono girato? Mi sono trovato questi due ragazzi mascherati, avevano mascherina, cappuccio, cappello e armati di pistola entrambi, e che mi intimavano di dargli l'orologio. Sono da poco passate le 20 quando Marco Pasqualin, titolare da 7 anni insieme alla compagna del salone First Class da Marco in viale Trento Trieste, chiude e va dall'amico pizzaiolo al Puffo, pizzeria da asporto poco più avanti, per portare a casa la cena. Dopo l'ordine, l'attesa, e in quel momento si consuma la rapina. Ma erano a colpo sicuro, cioè nel senso, mi hanno detto dammi l'orologio, avevo anche anelli al dito eccetera, nessuno mi ha chiesto nulla. Loro me l'hanno sfilato dal polso, non ho avuto neanche il tempo, mentre l'altro continuava a puntarmi la pistola alla testa. E è stata una frazione di secondi. Pistola alla tempia, l'altra puntata contro. Una delle due, Marco osserva bene, è giocattolo, ma l'altra no. Una volta preso l'orologio, indietreggiando, hanno continuato a puntare la pistola addosso a Marco, poi sono scappati a piedi. Ripensandoci ti fa capire che qualcuno vicino a te, che sei seguito da giorni, e comunque sono cose che ti segnano. Sul posto subito sono arrivati i carabinieri, 4 pattuglie. La voce si è subito sparsa e questa mattina in paese non si parlava d'altro. La pizzeria si trova lungo la centralissima via Roma, di fronte al centro parrocchiale, accanto ad una banca e a 2 negozi di preziosi. Paura sì, tanta, non un po', tanta. Non siamo sicuri nemmeno più alle 8:30. Dobbiamo sempre stare attenti, anche da noi stessi a casa, insomma, dobbiamo chiudere sempre presto. Questa mattina Marco ha scelto di aprire, non mi fanno paura, ha detto, ma prima di alzare la serranda era in prefettura per fare una domanda per il porto d'armi. Se posso fare un porto d'armi personale per poterci girare, quindi tenere all'interno del salone e far sì che queste cose non ripetano, anche se i carabinieri, ripeto, sono stati veramente bravi. Quindi avere un'arma? Assolutamente sì. Fa sentire più sicuro? L'avevano loro, perché non posso averla io? Rimangono gravi le condizioni della 54enne rumena badante coinvolta nell'esplosione avvenuta ieri in una abitazione in frazione Sorriva del comune di Sovramonte. La donna è ricoverata nel reparto grandi ustionati dell'ospedale di Padova. Stazionarie invece le condizioni della 98enne che accudiva, la prognosi è di 25 giorni. Ancora cronaca, incendio in un'abitazione a Moniego di Noale, anziana intossicata. La donna, che era rimasta bloccata all'interno del bagno dalle inferriate, è stata salvata dai vicini di casa. Allora ha aperto la finestra del bagno e l'ha sentita la signora urlare.
chiedere aiuto, 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 urlava. È stata una fortuna che il figlio della vicina di casa sia riuscito a sentire le urla strazianti di Giovanna De Franceschi nel pieno della notte. Per colpa di una candela accesa, dimenticata in bagno, è scoppiato un incendio in questa villetta in via Treviso Vecchia a Moniego di Noale. La signora Giovanna aveva lasciato un paio di elettrodomestici accesi che hanno fatto saltare l'elettricità. La donna ha cercato di risolvere il problema riattivando l'interruttore generale, facendosi strada con la luce di una candela. Aveva acceso una candela perché erano saltate le valvole, la luce, era tolto la luce. Ha preso una candela e l'ha messa sopra la vasca da bagno, è resina, ha preso fuoco. Lei ha buttato una coperta, però il fumo usciva dall'angolo. La 77enne, mentre cercava di spegnere il fuoco, è rimasta intrappolata nella stanza con le inferriate alle finestre. Le fiamme e il tanto fumo hanno messo in serio pericolo la vita dell'anziana che vive da sola in casa. Dopo le urla di aiuto, i vicini hanno chiamato i soccorsi e il figlio, che vive poco lontano. Sì, Matteo è arrivato, comunque grazie al figlio della signora che ha sentito le grida di mamma e quindi... I vigili del fuoco arrivati da Mestre con 9 operatori hanno spento il principio d'incendio divampato in bagno e provveduto con degli aspiratori all'evacuazione dei fumi che hanno invaso tutta la casa. La donna è stata assistita dal personale sanitario del SUEM e trasferita in pronto soccorso per accertamenti. Successivamente ricoverata all'ospedale all'Angelo in osservazione, vi dovrà rimanere per un'altra notte. Ha detto che sta bene, respira bene, ha solo preso tanta paura. Se non intervenivano i vicini, forse finiva male. È meglio non pensarci, però sì, probabilmente sarebbe successo qualcosa di più grave. Ci fermiamo per la pubblicità ora, a tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta a TG del Veneto, a Padova, ora dove diventa un caso l'incarico di uditrice esterna per la Commissione Sicurezza Urbana dato da Coalizione Civica a Susanna Scotti, esponente dello stesso movimento. Al centro delle polemiche sollevate dal senatore della Lega ed ex sindaco della città euganea Massimo Bitonci, la condanna già scontata negli anni 80 di Scotti a 6 anni e 4 mesi di reclusione nell'ambito del processo 7 aprile per associazione sovversiva ed eversione armata. Coalizione Civica fa parte della maggioranza che sostiene l'attuale sindaco di centrosinistra Sergio Giordani. Se Susanna Scotti, sostiene Bitonci, fosse la stessa persona condannata e già stata sotto indagine nell'ambito della commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani e sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, sarebbe gravissimo. Bitonci annuncia sul caso un'interrogazione al ministro dell'Interno. Immediata la replica di Susanna Scotti. Sì, sono io, afferma una delle tante persone che hanno partecipato negli anni 70 al movimento a Padova e come altri ho subito e scontato condanna per questo motivo. Scotti puntualizza di non avere mai avuto a che fare con Via Fani e la vicenda Moro. Mancano pochi giorni all'arrivo della carovana rosa in Veneto, prima tappa il 21 maggio ed oggi a Venezia è stato firmato il protocollo d'intesa per la gestione della rete viaria con particolare attenzione alla sicurezza. Questa è l'opportunità per realizzare una, ci piace chiamarla come una torre di controllo per un aeroporto o di un porto che vale per tutto il sistema della mobilità veneta. Se il format Cortina con i mondiali di sci ha dimostrato di funzionare, eccolo replicato anche per le 4 tappe del Giro d'Italia atteso in Veneto con la prima fissata il 21 maggio. È stato firmato anche per questa volta il protocollo d'intesa tra le due regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e tutti i player gestori di infrastrutture viarie, autostrade, viabilità statale e regionale. Di fatto l'accordo istituisce una situation room, la nuova frontiera tecnologica per il controllo del traffico, garantendo ai cittadini un servizio informativo in tempo reale. C'è anche per la prima volta una centrale mobile, quindi una centrale operativa mobile che è anche una torre di controllo per i droni, che è su un furgone
completamente attrezzato, collegato in rete attraverso il 5G. Coordinare tutti gli aspetti connessi all'impatto sulla rete stradale e autostradale in occasione del passaggio della carovana rosa, ma l'accordo punta ad andare oltre con progetti ambiziosi di investimenti sulla viabilità già condivisi con ANAS. Ricordo che la Regione del Veneto tramite Veneto Strade sta realizzando progetti definitivi ed esecutivi da mettere nella disponibilità di ANAS per quasi 500 milioni di euro di investimenti. Ho mandato proprio stamattina una lettera al Ministero dove chiedo la costituzione di un tavolo formalmente per la discussione del nuovo contratto di programma di ANAS e anche di RFI. Parallelamente la Regione sta lavorando per portare a casa la gestione delle autostrade del Veneto. Serve un emendamento approvato dal Governo chiesto da tutte le forze politiche in Parlamento. Ho parlato personalmente con il ministro D'Incà che si è fatto garante di far approvare questo emendamento in uno dei prossimi provvedimenti utili, forse anche nel Sostegni 2. Anche durante il Covid la ricerca padovana in campo medico va avanti e con risultati lusinghieri. In ospedale, dopo un innovativo intervento chirurgico, un 49enne è guarito da una metastasi al fegato, il tutto attraverso il trapianto di un pezzo di fegato del fratello. Il merito va all'equipe di chirurgia epatobiliare di Padova del professor Umberto Cillo, ma anche alla natura, al fegato, organo che si adatta a qualsiasi dimensione, spazio e che sa rigenerarsi. Un 49enne del nord Italia, in cura da almeno un paio d'anni per una metastasi che aveva invaso quasi tutto il fegato, non più curabile, da qualche settimana non ha più il tumore, grazie al trapianto di un pezzo di organo di suo fratello 46enne. Il nuovo frammento, dopo un lungo intervento chirurgico, è andato a sostituire la parte di fegato ammalata e senza più speranza di recupero. 12 casi al mondo, 2 a Padova, senza prelevare l'organo da una persona deceduta. In 15 giorni questo frammento esplode letteralmente dal punto di vista rigenerativo, raggiunge più del doppio del volume e diventa sufficiente a sostenere la vita del ricevente e quindi si può togliere la parte restante del fegato ammalato. L'abbiamo fatto in laparoscopia quest'ultimo parte di intervento, questa è una novità, questa sì, mondiale. Un esperimento sotto l'egida del Centro Nazionale Trapianti che apre l'era della trapiantologia oncologica con ampi orizzonti per il futuro. Una opportunità per i malati di tumore che fino ad oggi, ricorda il professor Cillo, hanno avuto solo cure non chirurgiche. Il segnale che abbiamo voluto dare è che non c'è solo Covid, mantenere il più possibile quella che è l'attività chirurgica da farsi in urgenza. Quella di trapianti, per esempio, è uno di questi settori a cui Padova non ha assolutamente rinunciato, anzi abbiamo portato a Padova persone appunto dal resto della nazione. Una bicicletta tutta nuova per Martina, 9 anni, e per la sua mamma Patrizia, che la trasporta un po' dappertutto. La bimba è ammalata e alle 2 padovane 4 giorni fa era stata rubata la bici in ospedale durante una visita. La generosità dei padovani ha posto rimedio. Martina potrà tornare in bici portata dalla mamma, rimetterle le braccia sulla vita e risentire la sicurezza che le dà questo gesto. Si chiude così una brutta storia, quella del furto della loro bicicletta chiusa in ospedale durante una visita della bambina. Una vigliaccata che aveva gettato nella rabbia e nello sconforto la famiglia di Volta Barozzo, monoreddito, 2 figli dei quali una bisognosa di cure continue. Perciò la felicità dei genitori, Salvatore e Patrizia, davanti al dono dei padovani è palpabile. Io ringrazio tutta Padova e provincia per la solidarietà che c'è stata per questa cosa qua che è successa e spero che non succederà mai più a nessuno, né a mia figlia, né a altri bambini, né a tutti. Cioè non devono succedere queste cose qua, specialmente dentro un ospedale dove si va a fare delle visite, che si viene giù, che magari uno è anche un po' sotto shock dalla visita o dall'aspettare su, cioè non si ritrova la bicicletta o la macchina. Una mobilitazione spontanea di pubblico e privato. La provincia, con il vicepresidente Gottardo in prima persona,
Chiara Azzena di Team for Children e molte persone che hanno finanziato e permesso l'acquisto immediato di una nuova bicicletta. Una storia bella che voglio dedicare a tutte le mamme, siamo a pochi giorni dalla festa della mamma, voglio dedicare a tutte le mamme di questi bambini fragili che ogni giorno combattono e si impegnano tantissimo per cercare di vivere al meglio. Fare la madre, fare il genitore è sicuramente un atto d'amore, ma questo non basta e noi abbiamo voluto dare il nostro contributo a Martina e alla mamma Patrizia. Grazie a tutti, col cuore. Ed ora, a pochi giorni dalla festa della mamma, la testimonianza di Chiara, moglie e mamma di 6 bambini, ma anche infermiera, che ha raccontato la sua esperienza di donna e lavoratrice, supportata da colleghi e famiglia. Essere mamma mi aiuta ad essere infermiera ed essere infermiera mi aiuta ad essere mamma. A dirlo è Chiara, che è moglie e mamma di 6 bimbi ed infermiera all'Istituto Oncologico Veneto di Padova. Molti mi chiedono come faccio a fare la mamma di 6 bambini e a continuare a lavorare. Sinceramente, dice, non ho né una ricetta né una formula magica. La fede sicuramente mi aiuta. Accolgo giorno per giorno quello che mi dà la vita. Amo il mio lavoro, prosegue Chiara, lavoratrice pendolare, residente a Camisano Vicentino, e sono sempre più convinta dell'importanza di questa professione. Oggi posso affermarlo con una consapevolezza ancora più profonda, perché un anno fa mi è stato diagnosticato un linfoma. In questa malattia, affrontata con le terapie eseguite sempre allo IOV, ho trovato delle persone che si sono prese cura di me, a partire dai medici fino ad arrivare ai colleghi che mi hanno accompagnato in questo percorso, non solo con grande professionalità, ma soprattutto con profonda umanità. Nonostante la sofferenza, questa esperienza mi ha aiutato a vedere i pazienti in modo diverso. Oggi capisco di più quanto sia importante non solo curare, bensì prendersi cura delle persone, standole accanto, anche attraverso un sorriso, una parola di conforto o semplicemente tenendole la mano in un momento di difficoltà. Ed era questo l'ultimo servizio. Grazie per essere stati con noi. Ci salutiamo come sempre dando uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Il meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Anticiclone in rinforzo nel weekend, il tempo tenderà a stabilizzarsi, ma per poco, perché a inizio della prossima settimana tornerà il maltempo. Vediamo intanto il dettaglio di sabato 8 maggio. Sul Veneto alta pressione, la giornata trascorrerà all'insegna di condizioni asciutte e stabili. Tanto sole, come vediamo, su tutta la regione. Cielo sereno o al più velato, nulla di particolare da segnalare. Venti localmente moderati da nord-est. Temperature senza variazioni di rilievo, minime tra 5 e 12 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 17 e i 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà anche qui una splendida giornata soleggiata, cielo limpido e non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime sui 18-19 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, poche novità, ampio soleggiamento ovunque, anche qui solo qualche velatura. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.